Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 9 giugno. Allora, sui giornali ci sono tante cose più o meno interessanti, e forse la fondamentale è la foto del G7, i sette grandi del pianeta, a cui poi si aggiungono un paio di personaggi che io vorrei fare l'esame di educazione civica a voi: qual è la differenza tra Tusk e Juncker? No, vabbè, lo sappiamo, però insomma ci sono anche loro che ogni tanto si imbucano a questo tavolo. Ma i sette grandi sono i sette grandi, cioè i sette grandi democrazie occidentali che producono circa metà della ricchezza mondiale. Quindi ci sono per l'Europa Francia, Italia e Germania, e siamo a tre. Poi c'è la Gran Bretagna che è fuori dall'Europa, come ben sappiamo dopo Brexit, e siamo a quattro. Canada e Stati Uniti e siamo a sei, e Giappone siamo a sette. Probabilmente è un ordine del passato: non c'è la Cina, non c'è la Corea, non c'è la Russia, anche se la Russia fu introdotta all'interno del G7, tant'è che divenne, me lo ricordo, addirittura Napoli, G7 più 1 si chiamò inizialmente, quello voluto da Berlusconi, poi diventò vero e proprio G8. Allora, questa foto dà il senso che l'Italia ci mette anche Paperino e alla fine è sempre invitata, perché la sua eredità e la forza del suo passato fa sì che noi si sia ancora considerati tra le sette grandi potenze mondiali. Non c'è la Spagna, ad esempio, non ci sono tanti altri grandi paesi che forse avrebbero PIL e forza maggiore, pensiamo a, vabbè, insomma, le ho già citate, ma la stessa India, lo stesso Brasile, insomma, hanno posizioni molto più forti della nostra. Allora, qual è la cosa che mi ha divertito oltre a questa foto in cui dà il senso di un paese che ogni tanto si parla addosso, ma resta un grande paese mondiale? Sapete qual è? La cosa che mi diverte, come non si sente, ragazzi? Ho il microfono, si deve sentire per forza. Adesso mi sentite? L'altra grande cosa che mi è divertita oggi, buongiorno a tutti quanti voi, è il titolo del Fatto Quotidiano. Va bene? Il titolo del Fatto Quotidiano di oggi è straordinario, ve lo leggo. Conte fa adesso. Allora facciamo così, togliamo. Conte fa l'americano, Aug, Conte fa l'americano e la spalla diventa Trump. Cioè, Conte fa l'americano e la spalla diventa Trump. Io dico, se questo titolo l'avesse fatto il giornale con Berlusconi, Travaglio ci avrebbe fatto un mazzo così, si sarebbe messo a ridere per i prossimi 6 mesi. Ieri non è che Conte ha fatto l'americano e la spalla è diventata Trump, scusatemi, è esattamente l'opposto. Cosa è successo? Che ieri Trump ha dato una dimostrazione palese del fatto che a lui del G7 non gliene fotte nulla, che lui è molto più interessato alla Cina, che lui è molto più interessato a fare i suoi vertici bilaterali col Corea del Nord, col dittatore del Corea del Nord, fottendosene della G7. E cosa è successo? Aveva una bilaterale con Macron ieri, Trump, e sapete cosa fa? Esce un'ora in ritardo dalla Casa Bianca, poi arriva all'aeroporto, non contento del ritardo, invece di prendere il suo volo per il Canada, dove si sarebbe dovuto tenere il G7, si ferma anche a chiacchierare con gli odiati giornalisti. Poi arriva il G7, devono rimandare la bilaterale con Macron, ma prima di arrivare al G7 ha detto bisognerebbe fare un G7 con la Russia, così G8. Nel frattempo Conte dice: ma non è male l'idea che ci sia anche la Russia nel G8. Poi lo prendono gli europei, cioè lo prendono francesi e tedeschi, così lo riprendono Conte e dicono: senti Conte, facciamo una cosa, firmiamo un documento in cui diciamo che però insomma bisogna mantenere certi standard e che noi siamo uniti e che la Russia, insomma, abbiamo delle sanzioni nei confronti della Russia, e lui firma il documento. Quindi cosa è successo ieri? Ma questo è inevitabile, non ne voglio fare un'accusa a Conte. Una cosa è presentarsi per la prima volta in vita propria da Mattarella, una cosa è trovarsi in una struttura in cui ti presenti con Rocco Casalino, che normalmente non risponde ovviamente più alle mie telefonate perché sta là con Trump, con Macron, eccetera. Quindi quello che sta avvenendo è che noi abbiamo portato Conte e Rocco Casalino a trattare i grandi affari internazionali. E il fatto pensa che Rocco Casalino e Conte abbiano come loro spalla Trump. Va bene? Sempre a criticare, deficiente, deficiente. Io dico, quando uno mi viene a dire sempre a criticare, lo prenderei a cazzotti. Ma che cazzo sto criticando? Sto dicendo semplicemente che è un titolo del Fatto in cui dice che Trump è una spalla di Conte, è ridicolo. Se tu avessi seguito questa zuppa nelle ultime settimane, deficiente che non sei altro, se l'avessi seguita nelle ultime settimane, avresti capito esattamente il contrario. Sei un grillino con la testa piena di pigne. Chiaro? Chiaro? Pigne.
deficiente, sempre a criticare. No, bravo Conte, bravo, bravo. Applauso a Conte, l'unico su cui possiamo puntare nel futuro. Sapete che cosa dovete fare? A parte questo audio di merda che c'è oggi, sapete che cosa dovete fare? Andate da un'altra parte. Se non vi va bene il fatto che io possa parlare in maniera equilibrata del governo Conte, chiaro? Andate da un'altra parte, va bene? Me ne fotto di follower come voi, quando dico sempre a criticare. Sì, critico, perché criticavo prima Gentiloni, Renzi, Berlusconi, domine Dio, posso anche criticare Conte. O no, posto che fino a ieri invece ho scritto che mi piaceva la flat tax. Cretino! Spero che se ne vada. Via, non voglio democrazia, questa è casa mia, questa è la mia zuppa, e a chi non gli piace questa zuppa, via, via, è chiaro? Sono stato chiaro? Bene, andiamo avanti, questi rompicoglioni. Alesina e Giavazzi oggi su che cosa criticano? Criticano il governo sulla Brexit e dicono, guardate che finiamo come la Gran Bretagna. Loro hanno un punto di vista sulla Brexit, direi un po' eterodosso, cioè pare che non sia stata uccisa la Gran Bretagna dopo la Brexit, mentre Alesina e Giavazzi, senza dare troppi numeri, dicono che in realtà è cresciuta di meno rispetto al resto dell'Europa e che la colpa sarebbe della Brexit. Insomma, stiamo qua a discutere per i prossimi 3 anni, però dicono attenzione perché l'Italia rischia di crescere di meno proprio per le sue posizioni meno filo europee. Boh! Lega e 5 Stelle, secondo la Baccaro Corriere della Sera, oggi è un pezzo molto divertente, molto documentato, sarebbero divisi su un tema fondamentale. Fondamentale che è poi quello che a me mi interessa di più, cioè le infrastrutture, perché oltre alla flat tax che la devono fare e che se la fanno mi troveranno lì coi cartelloni viva flat tax, l'altra cosa è le infrastrutture e oggi la Baccaro fa vedere in un pezzo del Corriere della Sera molto bene come sulla Torino-Lione, la famosa Val di Susa, sulla Pedemontana-Lombarda, sulla TAP in Puglia, sul Terzo Valico addirittura in Liguria, cioè sul modo per rendere il nostro un paese normale, va bene? Bene, c'è una divisione tra Lega e Movimento 5 Stelle. Lega, i leghisti la vogliono fare, il Movimento 5 Stelle no. Chiaro? Non lo vogliono fare. Questo sarà un grande problema di questo governo. Questo sarà un vero e proprio grande governo. Vediamo, Pagnoncelli oggi fa un sondaggio. Il sondaggio di Pagnoncelli è molto semplice, e cioè una cosa intuitiva, e cioè che gli italiani sarebbero a favore di questo governo ben di più di quanto lo siano gli elettori e la somma degli elettori, cioè ci sono più italiani a favore di questo governo di quanti siano gli elettori che votano Movimento 5 Stelle e Lega, che sono i due partiti che sostengono questo governo. I giornali dell'opposizione, diciamo, si fa per dire, Giornale e La Verità, hanno uno stile oggi simile, perché due lettori, uno del Giornale e l'altro della Verità, scrivono delle cose in giornali a Sallusti e a Belpietro. A Sallusti dicono: Sallusti, ma scusami, io ho sempre votato Forza Italia, questo governo vuole la flat tax, vuol cacciare gli immigrati, insomma era meglio che Forza Italia e il Giornale si astenessero invece di fare tutta questa critica al governo Conte. E Sallusti gli risponde: beh, insomma, noi esercitiamo il diritto di critica, ci piacciono a parole le questioni della flat tax, come penso anch'io, poi vedremo quello che farà. Al contrario, a Belpietro gli scrivono un giornale, un suo lettore, e gli dice due lettere, perciò gli editoriali partono da due lettere. E che cosa gli scrive il lettore a Belpietro? Dice: Belpietro, sei diventato troppo filo Conte! E lui gli risponde in maniera diversa: sì, perché ci sono alcune cose che ci piacciono, altre no. Beh, insomma, diciamo così. Due temi molto interessanti. Fubini oggi fa un pezzo molto interessante, molto delicato, perché cosa dice? E Fubini dice che vi ricordate tutto il casino che nacque sullo spread e dopo che cosa nacque? Dopo un documento pubblicato dall'Huffington Post in cui si diceva che il governo del Movimento 5 Stelle e della Lega volevano, diciamo, ripudiare una parte di debito che noi avevamo presso la Banca Centrale Europea e che saremmo voluti uscire dall'euro, e poi ci sono state le smentite. Da quel momento in poi lo spread sale. E dice che un fondo hedge inglese da quel momento in poi guadagna un sacco di soldi, il 40%, perché va corto sull'Italia, cioè vende l'Italia, come se, mette in dubbio Fubini, e visto l'autorevolezza del Corriere della Sera, mettiamola così, c'è da rifletterci,
quel documento recapitato all'Huffington Post che dice che si vuole uscire dall'euro e non si vuole pagare il debito, quel documento fosse fatto da una manina che da una parte dava il documento e dall'altra comprava, vendeva titoli italiani. La metto semplice, quindi una specie di insider trading e speculazione pazzesca fatta da un hedge fund inglese. Quindi Fubini cita l'hedge fund inglese e l'articolo dell'Huffington Post. Beh, insomma, io su una cosa di questo tipo indagherei, perché se scrivono sul giornale una cosa di questo tipo è di una gravità incredibile, no? Che si mette, si manda a puttane un paese, si fanno soldi su questa ipotesi. Insomma, io su una roba di questo tipo penso che forse un presidente della Consob, che è dipendente di Bruxelles, o un, come sapete, dipendente da Bruxelles, non ci piaceva Vegas, a me piaceva moltissimo, e come l'abbiamo sostituito con uno che è un funzionario di Bruxelles. Ecco, questo funzionario di Bruxelles, forse, beata te che sa Villa Simius, forse questo funzionario di Bruxelles potrebbe, che oggi fa presidente della Consob, potrebbe aprire una piccola indagine. Chi è che ha venduto allo scoperto? E questo fondo hedge inglese, parlando con la FCA, questo fondo inglese veramente aveva, quando ha iniziato a vendere l'Italia, per quale motivo? Va bene? Poi Sarmi sarebbe nominato alla Cassa Depositi e Prestiti, cioè la nuova IRI italiana, secondo il Fatto Quotidiano. Divertente il pezzo della Stampa, che è l'unica che parte in prima pagina, perché ovviamente abbiamo in Torino la riunione del Bilderberg, dove Beppe Sala parla dell'accoglienza che fa a Milano. Ma io, che non ce l'ho contro Bilderberg, perché non me ne fotte nulla di Bilderberg, la cosa che mi diverte è che tutti i critici di Bilderberg adesso dovranno stare molto attenti, perché oltre a Beppe Sala, che ci sta perché per loro è un nemico, no? I grillini lo odiano Beppe Sala, ci sta pure, anche noi di destra quando lui fa queste manifestazioni dell'accoglienza non è che ci piace tanto, ma rispetto ai grillini a noi non ce ne fotte nulla della Bilderberg. Però bisogna stare molto attenti, perché sapete chi c'era a Bilderberg tra tantissimi personaggi, chef, insomma una specie di carrozzone che sembrava di stare a X Factor? Beh, insomma, sapete chi c'era? Anche Bebe Vio, insomma. Eccoci qua, e c'è tutto a Bilderberg. Non penso che Bebe Vio sia una pericolosa massona che stia tramando nel mondo. Starei un po' più attento a chi investe contro l'Italia nel momento in cui esce quel documento sull'Huffington Post, più pensare alle cazzate del Bilderberg. Alessio Rossi, voi lo sapete chi è? È il presidente dei giovani della Confindustria, che fa una meeting ogni anno a Rapallo, ma mi sembrava fosse Santa Margherita, dove io non sono stato mai invitato, ma grazie al cielo. E a questo meeting che cosa dice il giovane dei Confindustria? Non vogliamo la flat tax! Non la vogliamo, vogliamo maggiore equità fiscale. Ragazzi, se dovete trovarvi uno spazio in questo mondo, lo capisco anch'io, l'avete trovato con questa bella idea, no? Ricco, imprenditore, figlio di imprenditore, il 90% sono figli di papà, non so se lo sia questo Alessio Rossi, figlio di imprenditore, cosa dice? Non vogliamo la flat tax. Complimenti, bravo, bravo, sei un bel rivoluzionario. Non vuoi la flat tax? Avremmo pensato il contrario. Io invece, che sono uno sfigato, io la flat tax la voglio, chiaro? La voglio la flat tax, perché io vorrei pagare il 20%, che mi sembra più che sufficiente, oltre i contributi che pago per una pensione che non avrò. Secondo me il 20% è sufficiente per quello che pago. Io sono per l'idea che si debba pagare meno tasse e che la flat tax sia sacrosanta. Temo che non la faranno, ma penso che quando vedo i giovani industriali che hanno le loro imprese che vengono tassate al 24%, non al 43% come sono tassato io, più i 10% di contributi arrivo al 53%, le loro imprese sono tassate al 24%. Allora, caro Alessio Rossi, facciamo una cosa: tu non vuoi la flat tax perché ti sembra ingiusta? Allora facciamo una cosa: non intestate più una cazzo di auto alle vostre imprese, non pagatevi gli alberghi con le vostre imprese, non pagatevi le segretarie con le vostre imprese che poi vi prenotano le vostre vacanzine. Cioè, cercate di questa equità fiscale, pensate un po' bene. Ecco, io non voglio fare il demagogo su questo, dico, ma porca miseria, ma se c'è qualcuno che chiede una riduzione fiscale, tu puoi dire all'associazione dei giovani di Confindustria, ma lo faranno anche gli esercenti, i commercianti, saranno tutti d'accordo, non vogliamo la flat tax. Ecco, io sono una persona invece che vuole la flat tax. Oggi vedete Alessio Rossi che non vuole solo la flat tax, con una piccola breve in prima pagina sul Sole 24 Ore, perché per il resto traccia di questo importante discorso mi sembra che non ci sia stata. Direi che per oggi è tutto, vi ricordo il titolo: Conte fa l'americano e la spalla diventa Trump. Ecco, se l'avesse fatto il giornale con Berlusconi avremmo avuto le prese per il culo di tutto il mondo, ma siccome lo fa Travaglio sul Fatto, bene, fa la spalla Trump che fa la spalla di Conte. Ma io dico, ma può essere che Trump faccia la spalla di Conte? Ma come? Ma il titolista, cioè, ciao.